Hanno un'età media tra 29 e 32 anni, risiedono in Campania e in Lombardia, non hanno una casa di proprietà, hanno un solo stipendio fisso ed uno precario e nel 35% dei casi un animale domestico. È l'identikit dei giovani sposi italiani disegnato dall'Istat nel rapporto 2013. In Campania sono ben 23.485 i matrimoni celebrati nel 2013, di cui il 25% quelli civili e ben il 7,7% quelli con persone straniere. Gli sposi campani, in particolar modo quelli napoletani, amano i matrimoni sfarzosi, con costi che oscillano tra i 35.000 e i 60.000 euro. Sono soprattutto le donne a chiedere vestiti di pregiata fattura e location da sogno. Per gli sposi, invece, l'attenzione si sposta sui regali di nozze tecnologici e i viaggi di nozze. Su questi dati si inseriscono le fiere per i matrimoni. Tra queste, la più interessante, giunta alla 7ª edizione, è di sicuro Ti Sposo, in programma ad Ercolano al Complesso Zeno dal 3 all'11 ottobre. Oltre 100 gli espositori del comparto wedding, tantissimi gli stilisti presenti, da Molaro a Pignatelli, da Ferdinand a Boccia Spose, solo per citarne alcuni. Madrina della kermesse sarà Anna Falchi, con lei anche i più famosi wedding planner come Enzo Miccio e personaggi del mondo dello spettacolo come Veronica Maia, Maurizio Filisdeo ed Emanuela Titocchia. Ai nostri microfoni gli organizzatori della manifestazione tracciano le linee guida del matrimonio per la stagione 2015-2016. Il matrimonio in Campania non sente crisi, perché comunque ci sono 27.000 matrimoni nel 2016, quindi i matrimoni ci sono. Certo, oggi lo sposo cerca di vedere il prezzo, giustamente, però anche i nostri espositori sono messi in tiro che abbassando un po' i costi. Diciamo, il valore aggiunto è un matrimonio ben organizzato che rispetti le esigenze dei costi e soprattutto dei gusti, per cui Ti Sposo è un evento dedicato al wedding che offre appunto la possibilità ai futuri sposi di realizzare un bellissimo evento a costi moderati, insomma rispettando i tempi comunque duri. Allora, io ho sempre una concezione molto, molto precisa di quello che è il mondo del wedding e quindi dello sposo e della sposa. In realtà io credo che lo stile sia qualcosa che appartiene a te, quindi noi fashion designer siamo proprio, diciamo, chiamati per creare uno stile sempre unico che segua quella che è la personalità, quindi il carattere degli sposi stessi.